Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete sono in buona compagnia, chi segue il canale sa già di cosa parlo. Siamo qui al Mountain Bike Connection Winter 2020, bravo. Ho studiato per dire questa cosa. Parecchie parole e dei numeri, eh. Sì. Italiano e matematica insieme. Sì, vabbè. Abbiamo preso l'abbrivio. Serietà, per favore, serietà. Già abbiamo riso, abbiamo detto parolacce, cioè proprio le cose peggiori sul mio canale. Siamo Sono qui con Giulio e Simon. Mountain Bike Connection Winter 2020 è l'edizione mountain bike invernale della piattaforma Bike Connection, che si svolge appunto per la terza volta di fila qui a Massa Marittima e che è un'occasione per le aziende di settore di incontrare i media di settore per delle giornate di presentazione e di test delle anteprime di prodotto e in generale delle novità e delle cose più interessanti che l'industria ha da proporre. I trail della zona sono fantastici per girare e soprattutto in questo periodo dell'anno, e quindi sì, dopo quello che avete visto in mattinata, qui c'è l'area demo, si può scegliere qualsiasi bici da testare di quelle messe a disposizione dalle aziende partecipanti, si va sui percorsi, ci sono shuttle, chi è più coraggioso come te può salire a pedale, perché insomma tu sei un atleta, e sui percorsi ci sono i nostri videomaker e i nostri fotografi e... Okay. Si mangia, c'è una casetta di ristoro in cima alla collina, perché ovviamente il motto è sempre ben nutriti. Venite anche voi in bici? Assolutamente, noi siamo dei discesomani. Vedete ragazzi, abbiamo recuperato una tall boy con il reggisella Yep, che mi sto appena spiegato brevemente. Adesso saliamo col nostro Francesco. Buongiorno Francesco. Buongiorno Andrea, tutto in bolla? Tutto in bolla sempre. Come vedete ragazzi, qui a Massa sono super organizzati per fare shuttle, ma anche pedalare, vedrete che è molto molto figo, ve lo farò vedere durante questi video. Che underdog. Il caffeino, c'è la frutta secca. Effettivamente dopo un quarto d'ora di shuttle sono un po' disidratato. No, ma in realtà... Allora, a little bit windy. Yeah. Là si vede il mare, quella è Massa Marittima e siamo in cima. I ragazzi che ci aspettano sotto e ci filmano. Così, in scioltezza. Com'è? Sono abbastanza magro. Come vedete ragazzi, siamo qui a creare contenuti media per poi fare video. La cosa fighissima di questo evento è appunto che c'è una crew specializzata. Non c'è solo il classico fotografo, ma abbiamo due fotografi, due videomaker, insomma un bel team, e ti permette di avere un sacco di materiale per poi fare video e foto, anche se ti servono foto. Oggi giornata un po' relax, domani saremo veramente full gas, un sacco di appuntamenti, Fox, Lit, Hop, Formula, Nuke Proof, vabbè Yep, sto usando in questo momento reggisella, ce n'è di carne al fuoco da farvi vedere. Oggi sarà un po' come al solito vlog a caso, ma vi prometto che domani e dopodomani i contenuti saranno sicuramente più interessanti. Vado? Ah ma... Non so... Non l'ho ancora visto, Arrivo! Partito! Una da vicino con tutti i sassoni. Momenti di valutazione sulle linee da fare. No, sto parlando con la GoPro, Io parlo sempre... Sembro psicopatico, ma sto parlando con la GoPro. Vieni anche tu a farla qua, Pier. Proviamo. Hardline. Rifaccio? Mi conviene andare su di qua o andare su di là? Di qua è per pochi. Dai, questo pesa. Ho questa gamba pesa pochissimo, sono io che peso. Quello è il problema. Mi spaccherò la faccia. Un problema ragazzi, ho tirato una ginocchiata. Questo è Zigliani e la sua potenza ragazzi. Ce la faccio. Ecco due. No, non sei il mezzo. Tipo... Ma che si chiama il tizio? A posto? Sei intero? Vai. Altro giro, altro regalo. Com'è? Posso vederla?
Figo. Quel passaggio lì. Ci sta, ci sta. Poi ci stai anche tu che... che spacco le pietre. No. Vedi, c'è anche quella che... che spingo sulla bici. Sì, c'è anche questa che... Io vado a inseguire quei due matti là. Andiamo ad inseguire Giro. Non riesco a capire se c'è grip o no, perché è umido. In più mi lacrimano gli occhi perché sono senza occhiali. Il top, direi, per farsi del male. Ah, ok, siamo occhialati. Bello qua, non c'era l'ultima volta che sono venuto. Hey dude, I think I put a small hole in my tire. Really? Okay. Ah, bang! And just shit coming out of it. Attenzione, Giro che mette subito in riparazione la gomma. Tech e via. Hai una pompa, dai. Non c'ho niente. Molto bene. You like the, have you ridden the tall boy before? Yeah. You like it? I really like the tall boy. It's a little bit nervous and very, I don't know, very hard to push fast. The key I found with that is when you go into a corner, okay, move your weight forward a little, okay, bit, and the back end tries to pick. Yeah. Giro non ha le cose importanti tipo la pompa, però ha le cose più importanti. Skittles, sempre. Sai che in Italia sono difficili da trovare Skittles? Grazie, Giro. Yeah. No, no, no. Ah, it's here. Oh, here. Shit. There's another one. Here and here. My job. Bravo. If you're gonna do it, you may as well do it right. Trail, yeah. Huh? E niente, come nei migliori film horror, cominciamo a perdere la gente. Il primo è andato. Maybe if I don't get eaten by a wild boar. Che animali pericolosi ci sono qua? Lupi ogni tanto. Ah, okay. Just a wolf. Just a wolf. No problem. But do you understand Italian? Lupus is Latin for... Ah, okay. Bene, ragazzi, ripartiamo. It's holding air, so I may as well get... E riprendiamo a scendere così. Da... Cos'è questo? Benedetti, ah, okay. Sto facendo un dritto, come dice il mio amico Andre Signo. Figo! Non me lo ricordavo così figo sto percorso. Poi per la tallboy è perfetto. Stavo per morire malissimo lì. Oh. Scandi flick. È la bici. Bella. Oh. Fighissimo. Peccato non conoscerlo perché è una bomba. Vediamo un po' il telescopico. Bello. È lunghissimo questo trail. Oh, un po' corto. Poi ragazzi, è una temperatura devastantemente caldo. Sì, ma è infinito sto trail, non finisce mai. E per fare il com qua deve essere davvero shooter. E rientriamo così alla base. Ovviamente non cambierò bici perché mancano solo 2 ore alla fine della giornata di test, quindi non ha molto senso. Torniamo su, facciamo qualche altro giretto con il ragazzo. Arieccoci, Francè. Oggi stiamo davanti. Altro giro, altro regalo. Pausa break, che effettivamente dopo aver fatto 2 risalite con lo shuttle, un po' di stanchezza, un po' di zuccheri ci vogliono. E io un po' di torta la prendo, ma sai, non vorrei mai restare in calo di zuccheri. E discesomani. In questa special discesa avremo anche il nostro Simon e il nostro Giulio. Come mai? Perché non voglio dare via le mie linee, non so, sai, se quando mai faranno una prossima gara di enduro qui, io ho delle secret line. Ok, è lui! È lui all'attacco. Siamo all'ultimo chilometro.
di questa durissima ascesa. Le pendenze sono impervie, ma il plotone di testa non molla. Sulla strada mi trovo proprio impreparato. È lui, Giulio Neri, con il suo rampichino. Le donne lo attendono, le lacrime si sprecano. Le stande sguazzano. È lui l'atleta che fa emozionare donne e bambini. Detto così male male. Sto già sputando l'anima. Ma perché vedi la poca pendenza e ti viene da menare oltre le tue possibilità. Acido lattico. Sì. A go go. Che fatica. Andiamo a fare la foto per i social? Sul pietrone? Dopo te la faccio ascoltare, Giulio. Lacrime nei tuoi eyes. Ok, vuoi stare davanti così almeno... O vuoi starte davanti? Oh, o vuoi starte davanti? Non è bene per i tuoi followers. Ah, che fatica. Fatica, fatica. Attenzione, il nostro giro è già partito a stecca qua. Madonna, che figo. Devo dire che con la Tallboy è qualcosa di perfetto. Madonna. Che paura. E via di fine corsa. È quel guidato tecnico che non ti molla mai e ti fa divertire un sacco. Perché anche con una biciclettina, diciamo, easy, si riesce a mollare tanto e a divertirsi. E bisogna stare sempre concentrati e non abbassare mai l'attenzione. Bello, bello, bello. Dopo aver fatto il Nino, ci dirigiamo verso Nino. Nino, Nino. Benedetto. Benedetto, scusa, scusa. Comunque devo dire che te la pedali mica male, Giulio. Io? Ma mi sono drogato per questa settimana. Sì. Sto prendendo delle anfetamine. Sto dicendo io. E saliamo, saliamo, saliamo. Vado? Vai. Ah, ok. C'era qualcosa di strano. No, ok, ok. Sono partito con le sospensioni bloccate. E riprendiamo così. Secondo giro. La curva qua è bastardissima. Ti porta fuori un sacco. Questo trail è una figata atomica. Ovviamente bisogna essere un po' sul pezzo perché dopo un po' diventa molto fisico, ma se si fanno le giuste pause diventa veramente una figata atomica. Ecco, diciamo che questa parte qua, quella che apprezzo un po' di meno perché è quella più esposta, però comunque molto molto figa. E rieccoci, siamo rientrati e adesso penso che faremo l'ultimo giretto di giornata con il tramontino. Devo cambiare gli occhiali però giro perché altrimenti muoio malissimo. E approfittiamo della risalita, l'ultima di giornata, Sunset Ride, per fare due domandine al nostro Francesco. Spero si senta perché c'è l'audio un po'. Allora, Francesco, per chi non lo conoscesse, fa parte dei Trail Bros, Trail Brothers. Ti capisce, dai. Siamo l'organizzazione che cura e, diciamo, perché alla fine è creata, sì, anche crea, da zero, cura, no? Gestisce, diciamo, la trail area, il trail network di Massa Marina. Ok. Dunque, Trail Brothers è nato nel 2013, è nato un po' da una realtà parallela al Bike Hotel Massa Vecchia, che è già da 35 anni che opera qui nella zona e nel settore. C'era il bisogno appunto di creare un gruppo, comunque la realtà, che andasse veramente a gestire, costruire sentieri, un po' la necessità anche di essere un elemento che organizzasse eventi, gare, non so, ricordiamo la Super Enduro del 2016 piuttosto che la Enduro, eccetera eccetera. E quindi appunto è nato questo gruppo, questa ASRI per il momento, che gestisce la sentieristica, quindi cura la manutenzione. Qui su Monte Arzenti, che è dove stiamo girando oggi, abbiamo sviluppato questo progetto di un trail park. Quindi, avendo vinto un concorso, abbiamo in concessione le aree appunto dalla famosa forestale, che dicevamo prima, meglio l'Unione dei Comuni, che è una bellissima realtà tra l'altro della zona. Sì, infatti ve la invidio molto perché sì, non si vede molto spesso in Italia una collaborazione così. Esatto, questo è sicuramente un punto a nostro favore, un punto interessante, perché appunto vincendo questo concorso abbiamo la concessione delle aree di Monte Arzenti, dove siamo in grado un po' di sbizzarrirci o comunque di mettere in atto le nostre doti, chiamiamoli così, da trail builder, perché appunto possiamo realizzare trail da zero, quindi tutto quello che c'è sul trail park è realizzato propedeutico alla bici,
da non scordarsi logicamente tutto il resto dei chilometri di sentieri nell'area di Massa Marittima, che sono comunque diversi, si parla quasi dai 70 comunque agli 83, quindi più di 100 km di single track tantissimi in tutta la zona. Qualsiasi tipo, cross country, enduro, trail, qualsiasi tipo, appunto un po' la nostra offerta e un nostro cavallo di battaglia è quello di, fra virgolette, accontentare un po' tutti, nel senso dalle famiglie con i bambini fino magari all'endurista che si vuole allenare anche fuori stagione, visto insomma il meteo, siamo a febbraio con 20 gradi sono, e quindi sì, diciamo il pacchetto è abbastanza completo e ci piace che sia in questo modo. Caffettino? Ok. E dopo la pausetta caffè si risale. Abbiamo beccato anche il nostro Luigi che ci fa un po' di foto con l'ultimo sole della giornata. E il nostro Luigi è nascosto nella vegetazione toscana. Stanno da rincorsa. Come si dice rincorsa in inglese, Giro? Non lo sai? Come non so. Quando prendi lo slancio per partire. Dropping. Dropping. Ah, forse in bici dropping vuol dire più lanciarsi giù. Invece rincorsa è proprio prendere velocità prima di fare qualcosa. Capito? Sì. Esiste qualcosa? No, non esiste. No, devi dire in frase. Lezione di inglese con il nostro Brian Giro. Lezione in italiano con i nostri zigliani. Sei pronto? Andiamo. Togli la cera, metti la cera. Vedo? Ti ho fatto qualche danno? No. Un foglio. Chissà perché si è spostato adesso. E dopo aver fatto la fettina con il nostro Luigi, ripartiamo. E fu così che alle 6 arriviamo verso la nostra casetta. Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video a caso, che poi alla fine non è stato a caso perché vi ho parlato dei sentieri, vi ho fatto vedere un po' come sono. Abbiamo fatto questa breve, diciamo, intervista con Francesco, quindi dai, non è stato così a caso. Noi ci vediamo domani e giovedì perché avremo tantissime cose da mostrarvi. C'è Nukeproof, c'è Hop, c'è Yep Components, SRS on Tour, abbiamo Formula, ma anche qui abbiamo un embargo che scadrà ad aprile, giusto? Abbiamo V-Tire, insomma... C'è un sacco di roba, poi mi hanno appena dato l'abbigliamento Fox con il nuovo casco, Giro l'ha già utilizzato, ve lo faccio vedere qui in un secondo, ma ve lo farò vedere nei prossimi video. Se avete qualche domanda riguardo a Trail Brothers, a Massa Vecchia, insomma a tutta la realtà che c'è qui in Toscana, vi lascio qui sotto linkato il sito di tutta l'organizzazione. E niente, vi lascio qui sotto qualche link. Noi ci vediamo domani. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere gli aggiornamenti. E fate tutte le altre cose sui social, lasciate like, commentate, insomma, le solite cose che vi chiedo di fare. Noi ci vediamo domani.